E così si è esaltata la sicurezza del Torino che, dopo una mezz'oretta, capita l'antifona, fino alla fine ha dominato, senza tuttavia riuscire ad andare a segno regolarmente. Pezzella aveva, per la verità, fischiato prima della conclusione di Battistini al 20esimo, quindi niente gol. E poi niente gol neanche al 33esimo, perché il fischio dell'arbitro, anche in questa circostanza, arrivava prima che la palla varcasse la linea fatale. L'errore di Corradini alla fine del tempo, comunque, è davvero clamoroso. Nella ripresa la Fiorentina scompare letteralmente, il Torino gioca a suo piacimento, cresce D'Ossena, crescono tutti, ma nel tepore del sole nessuno trova la palla che raggela o che riscalda. Si sta infatti in campo fino alla fine, che si conclude sul pallonetto di D'Ossena, uno che aveva fatto a suo tempo polemica, ma in casa granata l'epilogo è stato diverso.